ha avuto il coraggio di tenere nascosto per 3 mesi. Quindi, fratelli, guardate che non è cosa facile in momenti particolari, gloria al Signore. E come il Signore, guardate, la protegge, alleluia. Non le toglie il bambino. Alleluia. Se ve ne accorgete, non glielo toglie, perché lei, per metterlo in salvo, che cosa? Lo affida alle acque, diciamo, e poi dice alla figlia: vedi, segui il canestro, vedi in quale mano va a finire. Amen. Guardate, allora, ora la figlia del faraone dice: scese per fare il bagno al fiume. Mentre le sue ancelle passeggiavano lungo il fiume e la vide il canestro nel canneto e mandò la sua serva a prenderlo. Lo aprì e vide il bambino. Ed ecco, il piccolo piangeva. Ed ella ne ebbe compassione e disse: questo è un bambino ebreo. Guardate come il Signore tocca il cuore della figlia del faraone, cioè che a questo punto, guardate, gloria all'Altissimo, anche in questo, la figlia del faraone avrebbe potuto anche appoggiare le decisioni del padre. È giusto? Dice: guarda, questo è un bambino ebreo. Mio padre ha detto che bisogna uccidere. Ah, non l'hanno ucciso loro? Uccidetelo voi. Perché lei lo ha riconosciuto che era ebreo, perché in base diciamo, agli indumenti che aveva, è giusto? Alleluia. E allora dice: questo è un bambino ebreo, alleluia. Allora dice: la sorella del bambino disse alla figlia del faraone: devo andare a chiamarti una balia tra le donne ebree che allatti questo bambino per te. Quindi guardate come anche la figlia del faraone si espone, a tal punto che il padre l'avrebbe potuta anche uccidere. Dice: come? Io do l'ordine di ammazzare tutti i bambini ebrei e tu invece lo proteggi. Amen. Quindi guardate, e il Signore la premia. Alleluia. Vedete come il Signore non guarda neanche le nostre origini, di quale a quale nazione apparteniamo, a quali popoli. Chi ama Dio a qualunque nazione appartenga o lingua altro, verrà da lui ricompensato. È benedetto, gloria al Signore. Alleluia. Aprì, vide il bambino ed ecco che piangeva. E disse: questo è un bambino ebreo. Alleluia. La figlia del faraone rispose alla ragazza. Dice: vai. E la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. Guardate, gloria al Signore. Come appunto la madre, che in questa circostanza, guardate, mi fa il Signore capire una cosa bellissima, la stessa cosa che fece Abramo. Abramo, che dà il figlio per scontato come morto e lo riha come risuscitato. La madre di Mosè, quindi del bambino, lo dà per scontato come morto, perché dice: chissà in quale mano va a finire. Poiché, vedete, è timorata di Dio. Alleluia. Amen. Allora non guarda i suoi interessi. Allora, ama Dio, ama il suo bambino. Allora il Signore glielo dà come una risurrezione, perché lo manda come morto e lo ria vivo. Alleluia. Amen. Lo dà, quindi lo manda povero e morto, lo ria vivo
è ricco. Lo ha vivo e ricco. Alleluia. Quindi lo manda morto, povero, alleluia. E uno come tanti lo ha ricco, vivo e principe. Vedete, fratelli, chi ama Dio e osserva i suoi comandamenti, che non si lascia intimorire dalle circostanze della vita? Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Hai collaborato con me e io non ti abbandonerò. Quando dovrai passare per le acque, esse non ti sommergeranno ed il fuoco non ti consumerà. Benedetto sia l'Altissimo. Amen. Che bella lezione che ci dà il Signore. Alleluia. Amen. Come si abbandona a Dio per poco. E quello non ci viene perché sa che non si mette pantalone. E quello non viene perché dice che un mare non si va. E quello per altre gradenate. Vedete? Poi possibilmente ti pretendono benedizione da parte di Dio. Perché ho dotto un fratello, signore, ho dotto non è me, ho dotto è tuo fratello che è esagerato. Non è che è il Signore che crea le circostanze difficili per mettere alla prova i suoi. Alleluia. Amen. Gloria all'Altissimo. Alleluia. Alleluia. La figlia del faraone le rispose: vai. E la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. E la figlia del faraone le disse: porta via questo bambino, allattalo per me e ti darò il tuo salario. Benedetto sia il Signore. Alleluia. Fratello, ma ci pensate? Si semina con lacrime, ma si miete con canti di gioia. Alleluia. Amen. Ci fate caso? Che prima, poveretti, diciamo, il padre di Mosè, la madre, no, il genitore di Mosè, sotto Faraone, ora che voleva sterminarle, invece ora hanno lo stipendio assicurato per tutta la vita. Improvvisamente, guardate, le levatrici diventano, diciamo, anche loro ora ricche agli occhi di Dio, perché Dio non le fa mancare niente. Amen. Da loro delle famiglie. Perché prima ciò significa che non potevano neanche formarsi una famiglia in base alle circostanze. Amen. Non potevano formarsi neanche. Invece il Signore le benedice e le dà delle famiglie. Quindi dà la possibilità di avere delle famiglie. Mentre altri non avevano possibilità. È come quello che dice: ma che fai? Non ti ha maritato, non ti marita ancora? No, no. È come mio marito. So donnaio, lavoro non ce n'ho. Come campo la famiglia? Come campo la moglie? Come campo i figli? Quindi le levatrici si trovavano in quelle condizioni che non potevano avere delle famiglie proprie. Non avevano le possibilità. E poiché sono stati fedeli al Signore, il Signore dà loro un premio. Ora voi, prima non potevate avere famiglie in proprio, ora avrete famiglie in proprio. Alleluia. Amen. Gloria al Signore. Diciamo, la mamma di Mosè, no? La famiglia di Mosè. Il faraone vi sta togliendo persino i viveri? State serene, state calmi. Non vi agitate. Alleluia. Avete fatto di tutto per proteggere il bambino. Alleluia. Ecco, da poveri vi faccio diventare ricchi. Alleluia. Ci pensate? Quando quindi la mamma di Mosè, quindi di Miriam, torna a casa dal marito, dice: che? E hai il bambino? Sì, nuovamente. E sai, non solo ho il bambino,
abbiamo anche i soldi per vivere bene, perché la figlia del faraone mi ha promesso di darci da vivere. Io ti darò il tuo salario. Alleluia. Ma ci pensate come il Signore capovolge le cose? Ma fratelli, come si dice, in paradiso non si va in carrozza. Come sta scritto, semina con lacrime e si raccoglie, poi si miete con canti di gioia. Chi vuole seminare cantando, non mieterà con canti di gioia. Questa è la legge di Dio. Alleluia. Perché c'è un proverbio, non so se a livello nazionale o mondiale, ma noi a Messina lo conosciamo. Io da bambino l'ho conosciuto questo proverbio. Un tuo bisogno se canusce l'amico. È vero o non è vero? Nel bisogno si conosce l'amico. Alleluia. Ecco, gloria al Signore. Così fa il Signore. Nel momento in cui noi veniamo oppressi, maltrattati, odiati, e le nostre lacrime bagnano non soltanto il nostro viso, ma anche la terra sulla quale le nostre lacrime cadono. Alleluia. Dio serba per noi un premio, una ricompensa che nessuno può darci. Alleluia. Non sento di andare oltre, soltanto questo. Il Signore ci vuol dire questa sera: siatemi fedeli, non quando tutto vi va bene, ma quando tutto apparentemente va male, ed io vi provvederò. Non ho visto mai il giusto abbandonato nella sua progenie mendicare, e Dio ci benedica. Benedetto tu sei, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Dacci la fede che ci manca e tutte le forze, Signore, che non possediamo. Perché, oh Signore, quando si presentano, Signore, questi momenti difficili, Signore, possiamo affrontarli con la fede e con la forza della fede. Sì, oh Signore, nel tuo nome, sapendo che, Signore, non dipende dall'uomo il nostro benessere, ma dipende da te. E noi vogliamo servire, onorare, amare te, Padre, che sei Padre e sei Dio e sei tutto. Quindi insegnaci sempre, ogni giorno di più, come meglio fare la tua volontà, come meglio onorarti, sì, oh Signore, per esserti veri figli e veri servitori fedeli, qui in terra e per tutta l'eternità. Amen. Glorita la massima. Alleluia.